Ciao Davide, ciao. Benvenuto in Sardegna, i nostri microfoni Sasha Nazarda, qui anche a casa di Pablo Monte, siamo ospiti e ringraziamo i proprietari. Quindi tu sei, io ti conosco da sempre più o meno, sei un artista creativo abbastanza completo, non solo perché hai creato in forme diverse, in tante forme diverse, quindi metti musica, teatro, pittura, clip, però come diceva Origliato prima, hai saputo fonderle comunque, l'hai fatto in maniera totale, quindi facendo convergere tutte queste forme creative in tutto quello che fai, un po' tutto quello che fai, nel senso non sono a sé stanti, c'è sempre un po' di tutto in tutti i progetti. Però c'è una bella differenza tra le due cose, cioè tra il fare tante cose e riuscire a farle convergere nei propri progetti a livello di processo creativo. Dovrei raccontarti come vivo, non so dirti bene. Allora, io sono ho sempre avuto difficoltà a definirmi artista, nel senso stretto del termine, però a un certo punto effettivamente questo è quello che faccio. Ho delle passioni, ho sempre avuto delle passioni precise, che sono principalmente i fumetti, e poi per vivere ho trovato una dimensione quando ero ragazzino identitaria, che era quella della musica, perciò per me la musica non è una professione, diciamo così, ma è un'identità. Quindi questo modo di essere così mi ha dato la possibilità di affrontare senza paura quasi tutto quello che avevo voglia di fare, con degli obiettivi che sono sempre abbastanza puri, diciamo, di base. Senza sentire, cioè, sì, puri, anche naif, non so come dire, non sempre completamente spregiudicati, cioè non faccio questo mestiere, non faccio questo lavoro qua per i soldi, per esempio, non sono mai riuscito a pensarci più di 5 minuti. Lo faccio perché mi piace e perché penso che sia un modo per reagire a un certo tipo di realtà, che è quella nella quale ho sempre vissuto, una realtà provinciale abbastanza da una parte bigotta e dall'altra parte stupita, non so, un po' come il dialetto veneto, anzi veneto friulano, che sembra un po'... cioè non la lingua friulana, ma quel mezzo dialetto che si parla lì dove abito io, che non è neanche friulano. Sì, di Pordenone. Sì. Okay. E perciò non so bene cosa rispondere alla tua domanda. Mm-hmm. Dico che sì, il fatto che ho fatto tante cose diverse è perché comunque mi piace, tanto mi piace incontrare la gente, e l'altra cosa che mi piace è appunto fare le cose in un modo anche un po' spregiudicato. Nel senso che quando voglio di farle ci provo. Mi pare di cogliere questa tua tendenza personale da artista, da creatore singolo. Mi pare che abbia tanti punti in comune anche con il lavoro che avete portato avanti con i Tre Arti Morte. Una cosa che ho visto sempre, l'ho seguita all'inizio, quindi ho visto colto un'evoluzione perenne. Spaziando da generi, dal punk al rock and roll, al folk, al reggae, alla cumbia, al swing, c'è effettivamente un punto di contatto tra queste due esperienze. Io sono il punto di contatto. Io e i miei due pard, Enrico e Luca, che senza i quali se non li avessi trovati non sarei riuscito a fare molto, o almeno la mia creatività non avrebbe questa forma. Invece è una forma comunque di gruppo, non è una forma singola, anche se io ogni tanto scappo e faccio qualche cosa che sembra che la faccio da solo, però in realtà non ho neanche le capacità tecniche per poter fare la musica completamente da solo, perché non sono un musicista nel senso tradizionale, strutturato del termine. Sono, come ti dicevo, un sono punk, nel senso ho cominciato
a immaginarmi rockstar ancora prima di imparare a suonare, perciò, e proprio anche quando ero piccolino, perciò io sono in questa condizione qui che mi autostoricizzatamente rockstar da quando ho 14 anni. Sei musicista. Però non sono propriamente un musicista. Per una questione tecnica. Per una questione tecnica ho imparato a suonare molto tardi, anche se ho cominciato a fare i dischi molto presto, però tecnicamente suono poco, cioè non sono bravo con nessuno strumento, ho cominciato troppo tardi. Sono fare quelle cose anche se ne fanno. Sì, certo. Però insomma, la mia fortuna è stata quella di trovare Enrico e Luca, e molta della creatività nostra lavora su quella cosa lì. Poi siamo insieme da tanti anni, questo è il 25esimo, non dovremmo neanche dirlo, però è il 25esimo anno che siamo assieme. Che facciamo questa cosa che si chiama Tra le ragazzi morti. Per quanto riguarda l'eclettismo musicale, o la possibilità di aver cercato musiche nella musica, diciamo, emozioni o viaggi differenti, diciamo, è stata. Penso che sia nella natura un po' di noi, nel senso che siamo delle persone che non hanno. Non siamo dogmatici, non so come dire, no? Siamo nati in una situazione che aveva il punk come centro dell'idea di rivoluzione, di cambiamento anche personale, però poi il cambiamento personale più forte l'abbiamo avuto proprio nell'incontro con le persone. Quindi per esempio molti mi chiedono, qualcuno mi chiede perché abbiamo fatto un disco con un'orchestra di swing, e qualcuno ha anche detto Davide è come Michael Bublé, ma invece non è propriamente così. Abbiamo fatto un incontro con un'orchestra di swing, che è un'orchestra popolare di swing, nel senso non è un'orchestra professionale, è un'orchestra che c'è in Friuli e che raccoglie una trentina più o meno di musicisti di area jazz, alcuni professionisti, alcuni no, e anche loro funzionano come un gruppo indipendente da tanti anni. Quindi a un certo punto sono venuti da noi e ci hanno detto ci piacerebbe fare una cosa con voi. Io sono sempre abbastanza disposto a intrecciare i percorsi, no? E ho detto ok, va bene, proviamo. Sono andato alle prove, provano in un posto assurdo, in un posto insomma, solo che invece di esserci dentro tre strumenti ci sono dentro 30 strumenti, uno più bravo dell'altro. Quindi quando sono andato lì hanno arrangiato alcune delle canzoni dei Ragazzi Morti per farmele cantare. È stata un'esperienza incredibile, perché 30 musicisti, poi i musicisti di un'orchestra suonano per il solista, in quel caso il solista ero io, c'ero felicissimo. Quindi questa cosa qua è diventata poi un disco, siamo andati in tour, non è stato facile portare un'orchestra intera in tour, molti di loro non erano neanche mai stati, sono tutti musicisti bravissimi, però non tutti hanno avuto la fortuna come me di diventare uno zingaro con la musica, no? Quindi è stata un'esperienza anche umana molto forte, che adesso ripeteremo, perché mi sembra il 10 di agosto, loro sono anche l'orchestra resident di un festival swing importante, forse il più importante d'Italia, che si chiama Jamboree a Senigallia. Parteciperò anch'io in una di queste collettive che fanno, dove ci sono dentro tutti. Bene. Quindi ecco, questo te l'ho raccontato per dire come succede un po', no? Come è successo, non è. Sì, così. Non sono diventato Bublé. No, infatti, è un po' una fighetta come esperienza. Sì, dai, un po' più umana. Esatto. Il vostro ultimo disco, io l'ho sentito, mi è piaciuto molto. Una cazzata. Perché non sei un ragazzo, per quello ti è piaciuto. Non sei più un ragazzo. Lo sono stato, quello che sei. Non sei più un ragazzo, per quello. Perché c'è quei suoni lì un po' ancien che piacciono a quelli con la barba. Ah, ok, quindi è perché c'è una barba. Perché c'è la barba un po' grigia. Però tutti hanno detto un po' che era un vostro un po' ritorno alle origini. Secondo me ci ho visto un altro passo in avanti rispetto all'ennesima. Sì, penso che tu abbia ragione. L'ennesima evoluzione. Sì, penso che tu abbia ragione. Non abbiamo un'attitudine
nostalgica in nessun modo proprio, quindi per noi diventa difficile rifare i dischi che abbiamo fatto. E poi c'è anche un altro problema, che noi non abbiamo mai avuto un successo così grosso che ci ha legato al fatto di dover replicare quel successo lì, quindi abbiamo sempre fatto quello che ci pareva, e tutte le volte che facciamo un disco anche lì è un viaggio, perché per fare un disco comunque ci vogliono tante persone, ci vuole uno studio, ci vuole del tempo, non è una cosa, anche se scrivo tutto io da sempre, e lo dico perché chiedo sempre agli altri, a Enrico e Luca, di scrivere qualcosa, però è sempre difficilissimo fargli scrivere qualcosa, allora lo dico in pubblico perché si vergognino un po', però non è vero, cioè nel senso, io scrivo tutto però senza il filtro loro, senza l'incontro, e questa volta questo incontro qua è successo di nuovo in un altro modo, ancora nuovo, per quello dico, è un disco che forse assomiglia perché non ha più una dimensione etnica dentro, cioè non ha più... È tornato un disco di rock, perciò in qualche modo può somigliare un po'. Può somigliare un po' di più a quelli vecchi, però in realtà è un disco nuovo. Ok. Forse l'ultima intervista muore. Sarebbe incredibile. Una cosa che mi ha colpito, scusando i brani, è stato che mi sembrava che continuassero a parlare di. Anche di adolescenza, comunque di gioventù, però prevalentemente al passato, come dire. Sì, che c'era un po' un'ombra, non so dire se nostalgica, però comunque non malinconica, come se guardasse a quel periodo che avete sempre raccontato voi comunque nelle vostre canzoni, con un distacco un po' evoluto, come se questa cosa sia cresciuta, che l'ha guardato un po' lontano. Io non so se scrivo più di adolescenza, ho scritto di adolescenza come non ha scritto nessuno, cioè sono il miglior scrittore di adolescenza che ci sia stato in Italia. Però da un po' di anni non so se sto scrivendo veramente di adolescenza, sto scrivendo di altre cose, forse anche meno interessanti. O forse anche più interessante, chi lo sa, questo non lo so. Devo dirti che la capacità di capire i dischi che facciamo arriva, è sempre un po' in ritardo, non so come dire. Capisco i dischi qualche anno dopo. Ci sono delle volte che questi dischi in realtà contengono delle premonizioni. E queste premonizioni le capisci dopo, chiaramente, quando succedono le cose. Perciò questo disco che abbiamo fatto in realtà non so bene che premonizioni ha dentro. Non lo so, bisognerà aspettare. No, aspettare tra qualche anno. Bisognerà aspettare. Tra un po'. Io sono un po' interessato a come noi occidentali prendiamo musiche che non ci appartengono, in qualche modo le rifacciamo nostre, ma come noi stessi sardi, quindi prendiamo la nostra stessa musica. Mi pare che ci piaccia plasmarli un po' al nostro piacimento, cioè fare in modo che abbia una forma che ce la faccia ballare, che ce la faccia divertire ascoltandole. E appunto spesso capita anche con le musiche autoctone. Siccome tu l'hai fatta questa cosa un po' con vari generi, volevo capire da te se qual è secondo te il modo di farle proprie senza snaturarle, senza privarle della loro vera carica espressiva. Ma questo non so se c'è un modo, io penso che comunque ogni appropriazione è arbitraria. Arbitraria e forse anche illecita. Però è l'unico modo che conosco, nel senso, io sono un ragazzo, diciamo, ero un ragazzo friulano che si è innamorato del rock and roll di un certo tipo, neanche quello che arrivava direttamente dall'America, ma del rock and roll spurio fatto dagli italiani, non so, penso ai CCP, penso
ad alcuni gruppi italiani che per me sono stati formativi, i miei stessi gruppi cittadini, che il complotto e le cose degli anni 80, e sono, ho imparato a fare le cose in quella direzione, perciò mi sono innamorato di cose spurie, non mi sono innamorato di cose pure. Poi in realtà col tempo ho anche imparato la bellezza e la profondità della musica folk vera, quella profonda. Ascolto tante cose, come mi piace il blues, mi piace la cumbia, mi piace il reggae, però è indubbio che la mia specialità è la mostruosità. Guarda, sono vestito da africano, sono biondo, sono vestito da africano, c'è una maschera da teschio che potrebbe sembrare messicana, ma in realtà è fatta a Milano, è progettata da un tipo di Pordenone che tutti dicono che è un cantante e anche un disegnatore di fumetti, ed è un tipo di Pordenone, perciò insomma. Però è vero, soprattutto in questa ultima operazione che ho fatto, che è questa legata alla cumbia, si è accesa un po' di polemica sul fatto, chiamiamolo, dell'appropriazione culturale. Ripeto, vivo un altro tipo di condizione. C'è stato qualche giornalista, una in particolare, che mi fa sorridere quando ci penso, che ha detto che sono come Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo in Sud America è chiamato l'assassino, vuol dire quello che ha ucciso tutti. Non mi sento propriamente così, ecco, nonostante. Però è un momento, questo è un momento storico dove diventa difficile prendere delle posizioni che non siano così radicali, soprattutto un momento storico nel quale diventa difficile non cercare like in rete. Ah, beh, certo. Quindi adesso mi spoglierò completamente per dare like a questa scena. Certo, sta scherzando. Cumbia, bene, interessante, mi ha dato il gancio. Ma com'è che secondo te sta tirando così tanto adesso? Perché? Perché ci sono indietro. No, però è una tendenza un po' internazionale. Io ci ho visto suonarci, ho visto suonare anche dei gruppi. Non per forza sudamericana, sì, certo. Qui in Europa soprattutto, anche facendo delle cose. Per esempio? Un gruppo che ha suonato l'anno scorso all'Irei Stay, di cui non mi ricordo il nome, un festival che fanno qui in Sardegna, ed era una cosa veramente figa. Beh, che World Bordello fanno una bella cumbia. Anche loro fanno una faccenda. Sono un po' spariti, non lo so, non li ho più. No, se l'ho visto l'anno scorso a Roma, mi sembrano in super in forma. Ma è una tendenza che, come un po' tutte, sparirà tra qualche anno, questo. Chissà, cioè, allora diciamo il mercato della musica, la fruizione della musica, quella superficiale, prevede momenti di visibilità e altri momenti di invisibilità, no? Ma la musica è sempre viva, su livelli diversi, a livelli magari differenti, è sempre viva. È chiaro, la cumbia in Italia era una parola che non si sapeva neanche che cos'era, adesso si è accesa un po' di più, ci sono delle cose interessanti, c'è il mio libro, ci sono, ma ne arriveranno ancora di libri, non solo miei, su questa cosa. La cosa interessante della cumbia è che, almeno per come l'ho vista io, è che è una musica migrante, che in ogni luogo dove si è spostata ha preso una sua forma nuova, e adesso con l'ultima, diciamo, diaspora sudamericana, quella dei nostri ultimi 20 anni qui, questa diaspora sudamericana è arrivata anche in Europa, e alcuni incontri fra l'elettronica europea e la musica, e la tradizione o comunque il ricordo di alcuni musicisti della musica andina che hanno vissuto, o della musica sudamericana che hanno vissuto, hanno prodotto cose nuove, diciamo, tipo Land Step o cose del genere. Parlo di Nicola Cruz, o anche degli stessi Dengue che abitano in Europa adesso. Ma quindi ci racconterai, parla di questo, il cammino della cumbia che presenterai qui a Spaziano stasera? Parla in parte di questo, ma è un racconto sul campo, è un viaggio sul campo invece, diciamo in Sud America specifico.
fatto da me e da altri due esploratori, che sono Paolo Iazzumo e Noel Martinez, con i quali ho fatto questo viaggio in Sud America, da Buenos Aires fino a Cartagena, alla ricerca di alcuni esponenti di questa musica. E poi ti esibirai con i nostri Malasor, che ne stavamo sì. parlando un po' prima. Che esperienza è stata finora con loro? Beh, sono è un gruppo che seguo da un po', hanno questa attitudine fra il jazz e il dub, con dentro anche Francisco che recupera delle cose anche di tradizione sarda. Quindi io veramente conoscevo prima Arrogalla, al quale ho chiesto come istituto italiano di cumbia, perché io sono anche l'istituto italiano di cumbia. Tu sei l'istituto. Certo, io sono l'istituto italiano di cumbia e come istituto italiano di cumbia gli ho chiesto a lui di produrre delle cumbie, che avessero dentro però degli elementi anche folclorici sardi, okay. E lui ha fatto un pezzo bellissimo che c'è dentro il secondo volume dell'Istituto Italiano di Cumbia, okay. Quindi è stato questo il primo contatto proprio non umano, perché l'avevo già visto prima, ma professionale, e da questa cosa qua è cresciuta e c'ho questa occasione bella stasera di suonare con loro. Cosa che mi capita spesso, perché comunque io sono nato con tante persone, però non ho le capacità, cioè non sono un musicista che può suonare con chiunque, perché comunque non sono un improvvisatore, però ieri abbiamo fatto le prove, mi sembra che spacchiamo, stasera lo vedremo. Magari lo sei, lo scopri adesso. No, ho imparato, cioè mi sono liberato un po' di sta cosa e lo so fare un pochino, però insomma questa sera canto, non è che faccio... c'è molto altro. Io chiudo con una domanda sciocca, così per questa intervista. Mi sono chiesto, mi è venuta questa curiosità, quando suonavi Mondo Naif o Si Parte nei primi TAM, a metà degli anni 90, cosa credevi che avresti fatto dopo i 50 anni? Come ti immaginavi? Ma non avevo pensieri sui miei 50 anni, sinceramente. Adesso ne ho più di 50, ne ho quasi 60 e per me la cosa incredibile, la cosa naturale è che è sempre come fosse la prima volta, non so come dire, non ho imparato ad avere un prima, perciò non imparo, ecco, diciamo che non imparo, e fare i dischi è sempre come farli la prima volta, perché comunque, ripeto, non è l'elaborazione di una persona sola, ma è la magia di tenere insieme un gruppo di persone che fa le cose, e quando faccio i fumetti anche non ho
ho avuto la pretesa in questi anni di non ripetere cose che avevo già fatto, perché sono innamorato del linguaggio e tutte le volte che faccio un libro cerco di fare un libro differente, cerco di trovare una motivazione che tenga alta l'obbligo di stare su un lavoro per così tanto tempo come quello di fare un fumetto. E quindi sì, avevo un'idea, diciamo, in quel periodo, no? Ho detto ok, adesso io per tutta la vita farò un disco, un libro, un disco, un libro, un disco, un libro. Ogni tanto ho perso un po' il ritmo, però più o meno l'ho fatto. Adesso quest'anno ho fatto due libri, un disco contemporaneamente. Cazzo, forse ho sbagliato, dovevo fare un disco. Mi sono perso nei conti, però più o meno alla fine, quando non ci sarò più, uno vedrà 200 canzoni e 40 libri. Se non duro fino a 120 anni, come potrebbe essere. Sì. Beh, sei un mostro, sì. No, può succedere, perché la mia generazione è quella che arriverà lì. Sì. Anche la tua, forse di più. Forse tu 130. Addirittura. Sì. Ma tanto mi sembra anche un po' troppo. Ma vedrai. Speriamo che siano buoni. Sì, saranno ottimi. Va bene, ok. Grazie mille. Grazie a te. Ciao.